Leonardo è una società che cerca di aiutare i suoi clienti nello sviluppo dei propri prodotti in diverse maniere, sia nel migliorare le capacità di sviluppo, sia nel sviluppare veri e propri prodotti che risolvano problemi che il cliente ha avuto, delle nuove aree di intervento nel quale vuole posizionare i suoi prodotti. Quindi agiamo sostanzialmente su due diverse business unit. Una è la costruzione di banchi speciali per eseguire prove per sviluppare prodotti secondo delle specifiche dei clienti, oppure lo sviluppo di vere e proprie soluzioni complete partendo dalla esigenza cliente arrivando fino alla consegna dei prodotti funzionanti, la dimostrazione della loro capacità di risolvere il problema. Non abbiamo un vero e proprio capacità di produzione, ma ci fermiamo al momento in cui il cliente decide di investire per produrre in serie i propri prodotti. Abbiamo col tempo sviluppato un processo di definizione del banco prova insieme ai nostri clienti che è abbastanza consolidato. Prima evidenziamo quali sono le necessità, facciamo delle proposte concettuali del banco, arriviamo alla definizione delle specifiche di dettaglio, lo costruiamo, lo deliberiamo internamente e poi abbiamo sempre deciso di utilizzarlo per qualche mese come se fossimo il nostro cliente. In questo modo vediamo tutte le possibilità di miglioramento, evidenziamo tutti gli eventuali problemi che si sono potuti verificare e consegniamo un banco che è già quello che il cliente serve per fare il proprio lavoro. Per quanto riguarda le soluzioni, invece, abbiamo recentemente focalizzato le nostre attenzioni sul mercato della produzione di idrogeno ed in particolare abbiamo identificato degli elementi degli elettrolizzatori, che sono le macchine che servono per produrre idrogeno a partire dall'acqua, degli elementi che possono essere prodotti con criteri di produzione automotive, cioè dei criteri che sono stati sviluppati nell'ultimo secolo per ridurre i costi del prodotto del settore automotive. Quindi abbiamo delle soluzioni che sono state sviluppate insieme a dei partner internazionali, sempre di questo settore, che hanno abbattuto i costi drammaticamente per quanto riguarda la produzione dello stack, che è l'elemento base di un elettrolizzatore. Parliamo di riduzione di costi dell'ordine dell'80% e riduzione di costi del materiale, quindi la riduzione di materiale pregiato, anche questo intorno all'80-90%.